festeggiamo e parliamo di un altro salto di categoria. Bentornata in promozione alla Bovalinese, Andrea Scordino con noi. Sì, buonasera, grazie mille, buonasera a tutti. Stappato lo spumante ora, sì. Sì, sì, stappato, e consentimi di fare anche i complimenti alla Estardore per la vittoria di questo campionato di promozione, quindi complimenti a tutti loro per questo traguardo che hanno portato alla città di Ardore Marina. E vi date un po' il cambio, no? Per, come dire, dalla promozione va via una Amaranto all'Ocridea, ne arriva un'altra, percorsi in qualche modo diversi, però ecco, Andrea, oggi è uno di quei momenti in cui immagino, nonostante i sacrifici, poi uno dice ne è valsa la pena, no? Sì, assolutamente sì. Oggi secondo me abbiamo, tra virgolette, coronato un sogno di un progetto che è nato nel 2022 solo ad agosto. Vorrei ringraziare tutte le persone, dirigenti, sponsor, tutti quelli che hanno fatto parte a questo, alla realizzazione di questo nuovo progetto su Bovalino Sportiva. Quindi per noi è motivo d'orgoglio. Io personalmente vorrei ringraziare tutti quelli che mi hanno seguito e hanno creduto nella mia persona per entrare in società. Quindi grazie a tutti, grazie Bovalino, anche oggi presenti in una tribuna piena, grazie agli ultra che non hanno fatto mancare il loro supporto, quindi i Boys 1997. Oggi è una giornata di festa, stiamo andando tutti con il trenino in piazza a fare la sfilata nel paese, quindi siamo veramente entusiasti di quello che abbiamo creato. Ecco, avete creato non solo entusiasmo, ma da quello che ho potuto osservare anche una dirigenza coesa, e questa non è una cosa facile a queste latitudini, perché molto spesso, osservando tante squadre, tante storie, poi capita, no, che le cose non vadano benissimo. Invece quello che sembra, osservando la Bovalinese, è che ci sia equilibrio non solo in campo ma anche fuori, è una delle chiavi di questo successo. Sì, assolutamente, si è creato un bel gruppo di dirigenti che è un piacere stare insieme, condividere le riunioni, condividere tutto quello che è intorno alla polisportiva. Ti faccio un esempio: noi oggi eravamo impegnati qui a preparare la festa, le nostre mogli si sono organizzate tutti insieme ad andare a fare aperitivo, escono insieme, quindi si è creato anche una seconda famiglia oltre la parte sportiva all'interno della polisportiva, che è molto molto importante per la crescita dello sport. Adesso ecco, l'ho detto prima a Minniti, lo dico anche a te, questa è una promozione che arriva oggi ma probabilmente era maturata molto prima. Che cosa ci dobbiamo aspettare, che cosa state programmando per la prossima stagione? Guarda, ti sono onesto, io come tutti ben sapete ho un rapporto speciale con Daniele Seminare, che è il nostro direttore sportivo, siamo come fratelli, quindi è già da qualche settimana che ci guardiamo intorno, guardiamo le partite di altri campionati per allestire una squadra, non dico che debba vincere il campionato, ma quantomeno giocarsela alla pari fino alla fine, parlo del campionato di promozione, quindi ci stiamo guardando intorno, attendiamo gli inizi del lavoro del Cartisano, che dovrebbe essere a breve come data, per programmare un futuro veramente importante, perché c'è lo stimolo dei dirigenti, c'è lo stimolo dei partner, lo stimolo di tutta la gestione che ci segue. Quindi siamo veramente pronti per affrontare dei campionati dove naturalmente i primi anni saranno in assestamento per la riorganizzazione, per fare il salto di categoria. Io settimana scorsa avevo fatto un'intervista dove avevo detto una categoria che manca da anni da Bovalino. La stiamo programmando, però ci vuole del tempo, ci vuole la struttura e soprattutto serve il tempo giusto per poter partire dai settori giovanili e non fare lo spreco dei procuratori, non ho nulla per gli stranieri, però penso che nella nostra provincia, nella nostra Calabria, ci sono calciatori che possono veramente far vincere i campionati alle squadre di promozione ed eccellenza. Qualche dedica particolare? A mia moglie, che mi ha sopportato e supportato dal quel 25 luglio del 2022, quando come passiamo il termine un pazzo ho deciso di prendere il titolo della Bovalinese che stava per fallire. Quindi alla mia famiglia, a mio fratello, tutto quello che riguarda l'ambiente sportivo alla fine. Va bene, allora Andrea, grazie per essere stato con noi. Ci sentiremo sicuramente più avanti. Grazie. Grazie. Grazie.